Perché tanto tu, tu aspetti, no? Perché tu vuoi sentire cosa di, quindi aspetti, aspetti, io guadagno, guadagno, guadagno. No, comunque. Allora, eh, devo fare qualcosa, devo fare qualcosa, devo gettare l'attenzione su qualcos'altro, su qualcun altro. E, allora, eh, proviamoci, proviamoci. Ah, ecco, allora. C'è un interista stasera che è più triste di me. Come direte? Di eh sì, uno youtuber interista, vediamo chi lo sa, chi lo sa. No, vabbè, dai, eh, lo sapete, donato inglese, <ride> madonna, due gol di cardi, non sarà per niente contento. Comunque, allora, ehm... allora, il 20 maggio scorso io dissi che l'Inter... Fa ribrezzo, dissi che l'Inter fa ribrezzo. È il karma, è il karma, perché oggi il titolo non so quale sarà, però la Lazio fa riprezzo ci può anche stare come titolo, perché poi mi ha scritto uno su Instagram, però non sono riuscito a rispondergli, un interista mi ha scritto, eh, cos'è che mi ha scritto, perché ha, mol ha molta fantasia quel ragazzo, mi ha scritto chi è che fa riprezzo adesso? Io adesso non li devo ancora rispondere, ma li risponderò, no? Li dirò, eh, stasera noi facciamo ribrezzo, perché io lo accetto, lo sfottò, capito? Invece voi interisti, non molti, fatti anche in Inter Barcellona, che ho detto delle cose normalissime, vi ho anche elogiato, ma voi vi siete arrabbiati perché mi sono permesso di commentare una vostra partita, no? E quindi stasera sfotte, sfotterete, ma fatelo, cioè è giusto così, ragazzi, ovviamente poi nei limiti sono il primo a... A sfotto, adesso sfotti i romanisti, meno 3, meno 3. Siete meno 3, ragazzi. Nonostante perdiamo, perdiamo. Siamo a meno 3. Però, ragazzi, io non sono mica stupito di stasera perché abbiamo perso. con Noi con le grandi perdiamo sempre. Io, quando vinceremo con una grande, allora sì che potrò fare il video sfogo. Come mai abbiamo vinto contro una grande? Com'è possibile? Cioè Perché voi veramente mi, mi mandate in tilt se vincete contro una grande? Perché hai perso con la Juve, con Napoli, e con la Roma. E vabbè, e mancava l'Inter. Mancava l'Inter perché poi magari col Milan è magari un pelo più scarsa. Possiamo, magari, ma non lo so neanche, ragazzi. Abbiamo vinto con la Fiorentina, che ovvero non è una grande. Però comunque è una buona squadra. E, e niente, ragazzi. Non sono stupito. Poi dico domani. Mi, domani, ragazzi, Madonna. Eh sì, anche a lavorare, però sono capitati in un covo di interisti. Qua sono tutti i Juventini e devo capitare in un covo di interisti. Qui anche, anche domani. E penso alla partita di oggi, di stasera. Comunque, guardate, non è che ho tanta voglia di analizzare la partita. Anche perché vi dico la verità che oggi ero stanchissimo. E, e quindi non avevo neanche voglia di vederla. Poi ho capito dopo dieci minuti come sarebbe finita. Giuro che io, dopo un quarto d'ora, nella mia mente, a mio padre non l'ho detto che guardava la partita. Ovviamente perché è interista, non l'ho detto. Gli ho detto. E, cioè no, nella mia mente adesso ho pensato, perdiamo, ne prendiamo tre stasera. Magari speravo di farne uno. Tanto per dire te ho timbrato il cartellino, ma neanche quello. E eh, vabbè, vabbè, vabbè. Comunque, ripeto, l'Inter è nettamente, cioè non, non, non c'è partita. L'Inter oggi se voleva ne faceva 6. Se voleva ne faceva 6, ho detto Laziali, eh, però sul 2-0 le occasioni le hai avute. Cosa c'entra? Cosa c'entra? L'Inter t'ha fatto giocare. L'Inter ha fatto un'occasione un, un un al secondo tempo, un gol. Cioè l'Inter è questa. L'Inter è. Poi oggi ha anche giocato bene, nelle scorse partite invece magari giocava meno bene, ma l'Inter è questa. L'Inter non è il Napoli, non è il Napoli che ti domina e poi però non ti fa gol, l'Inter è questa, ok? E tu l'hai fatto giocare da Inter, l'hai fatto giocare proprio come voleva l'Inter, l'Inter va in difficoltà quando subisce gol. Tu dovevi attaccarla subito alla partita alta, invece tu um, sei andato subito in difficoltà, prendi l'1-0 e poi è finita. Perché poi ho scritto anche un post, un commento sotto la pagina iscritta della Lazio, ho detto... Spiegatemi come mai sono dieci anni che io tifo Lazio e ogni volta che subiamo gol noi. Te guarda la faccia dei giocatori quando noi subiamo gol. Sembra che gli è morta. altro che il gatto. L'intero zoo. Ecco, adesso non mi veniva la parola. Perché veramente noi, quando subiamo gol, per noi la partita è finita. E proprio mentalmente. Poi magari riusciamo anche a ribaltarla ogni tanto. Ma mentalmente, per noi, quando subiamo gol, noi nella nostra mente pensiamo la partita è finita. C'è cioè, chi dirà la colpa a Inzaghi? Può essere, può essere. Però era così prima. Con Pioli. Cioè, è sempre stato così. Certo, con Inzaghi in questa stagione. C'è stato le pressioni imbarazzanti. Perché anche col derby. Hai giocato bene il primo tempo. Poi il secondo, zero, Se non fa quella Cappella Fazio, perdi 4-0. Capisci? Quindi. E... Niente, ragazzi. Io vi invito a seguirmi su Instagram. Il link lo trovate qui in descrizione. E niente. Tanti like. Tante condivisioni per questo video. Ciao, ragazzi. Bella.